vescovo che ha un cuore di pastore per il suo gregge non deve assumere atteggiamenti autoritari e deve essere capace di ascoltare anche i lontani dalla Chiesa. È il cuore della catechesi offerta da Papa Francesco ai fedeli raccolti mercoledì in Piazza San Pietro per l'udienza generale inserita nella serie di riflessioni avviate sulla Chiesa. Per affrontare questo tema a lui particolarmente caro, il pontefice si è fatto guidare dalle lettere pastorali inviate da San Paolo a Tito e Timoteo, nelle quali l'apostolo delle genti ricorda le qualità che non devono mancare in un vescovo, un presbitero o un diacono: l'accoglienza, la sobrietà, la pazienza, la mitezza, l'affabilità e la bontà di cuore. Questa deve essere la grammatica di ogni vescovo, ha commentato Papa Francesco, altrimenti non è possibile offrire un servizio e una testimonianza davvero gioiosi e credibili. Deve essere sempre viva la consapevolezza che non si è vescovi, sacerdoti o diacono perché si è più intelligenti, più bravi e migliori degli altri, ma solo in forza di un dono d'amore elargito da Dio nella potenza del suo spirito per il bene del suo popolo. Infatti, un pastore che è cosciente che il proprio ministero scaturisce unicamente dalla misericordia e dal cuore di Dio, non potrà mai assumere un atteggiamento autoritario, come se tutti fossero ai suoi piedi e la comunità fosse la sua proprietà, il suo regno personale. Se tutto è dono, tutto è grazia, ha proseguito il Papa, il pastore non deve cadere nella tentazione di porsi al centro dell'attenzione e confidare soltanto in se stesso. Un vescovo, un sacerdote o un diacono non può pensare di sapere tutto, di avere sempre la risposta giusta, ma deve essere sempre umile e comprensivo nei confronti degli altri e sapersi mettere in ascolto della gente. È cosciente, infatti, di avere sempre qualcosa da imparare, anche da coloro che possono essere ancora lontani dalla fede e dalla Chiesa. Con i propri confratelli, poi, tutto questo deve portare ad assumere un atteggiamento nuovo, improntato alla condivisione, alla corresponsabilità e alla comunione. Nei saluti in lingua spagnola, Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza ai messicani per la sparizione legale di 43 studenti che, secondo la magistratura, sarebbero stati assassinati dai narcotrafficanti. Una vicenda che rende visibile la realtà drammatica di tutta la criminalità che esiste dietro al commercio e al traffico delle droghe. Ad argentini e cileni ha poi ricordato il 30° anniversario della firma del Trattato di Pace, chiedendo di non continuare a litigare per i confini. Solo quando c'è volontà di dialogo, ha commentato, si risolvono le cose. Speriamo che tutti i popoli in conflitto si impegnino a risolverli al tavolo del dialogo e non con la crudeltà di una guerra. Prima dei saluti in italiano, infine, il Papa ha espresso di nuovo la sua profonda vicinanza spirituale alle comunità cristiane che in varie parti del mondo sono perseguitate e uccise per la loro fede, colpite da un'assurda violenza che non si ferma, ed ha incoraggiato pastori e fedeli ad essere forti e saldi nella speranza. Ancora una volta rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche a livello locale e internazionale, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda una vasta mobilizzazione di coscienze in favore dei cristiani perseguitati. Essi hanno il diritto di ritrovare nei propri paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la nostra fede.